Adele, oggi è martedì e è arrivato il momento di una nuova puntata dell'Abruzzo Racconto. Sì, oggi è martedì, lo aspettiamo con ansia il martedì. Oggi che cosa vivremo? Perché la scorsa settimana abbiamo vissuto un'esperienza molto forte, perché è stata comunque, ci sono sempre storie molto forti. Tu cerchi sempre di trovare questa chiave anche per far riflettere, perché molte volte è anche questo il messaggio. Sì, sicuramente, in primis per riflettere. Riflettere, la storia dell'altra volta è una storia che ci ha toccato il cuore, sicuramente, perché tantissime persone me l'hanno detto, anche da uomini, no? Che non sono soliti magari piangere, mi hanno detto ho pianto perché effettivamente la storia è commovente, ma anche triste al tempo stesso. Oggi invece torniamo un po' all'Abruzzo, proprio all'Abruzzo, alle caratteristiche, le peculiarità dell'Abruzzo e parliamo di un mestiere che io avevo sentito nominare, che non si fa più perché adesso spiegheremo il perché, però non avevo mai approfondito, che sono i nevaroli di Campli, di battaglia di Campli. Ah, l'avevi un po' preannunciato la scorsa Sì, avevo settimana, fatto un po' cioè spoiler, sì. sì, è un qualcosa che assolutamente io non sapevo neanche dell'esistenza di questo E mestiere. infatti è stata prima una bellissima scoperta personale, grazie al libro dello scrittore e giornalista Nicolino Farina, che poi interverrà anche nella trasmissione. Quindi ho scoperto che, abbiamo scoperto che a Campli, per secoli, un mestiere a battaglia, proprio battaglia, un mestiere che veniva praticato era proprio quello del nevarolo, cioè colui che vendeva la neve. Detta così può sembrare Sì, oggi una cosa. come tipo quelle cose, hai scoperto l'acqua calda, capito? Invece Infatti, no. no, invece era importantissimo come lavoro perché la neve non c'erano i frigoriferi, quindi la neve fungeva proprio per conservazione dei cibi negli ospedali, perché il ghiaccio naturalmente ha una funzione anche emostatica, no, per il Certo. sangue, e poi ci si faceva anche i gelati, quindi i sorbetti. E poi è bello perché è un viaggio storico, perché questa cosa parte addirittura dall'antica Roma. E quindi poi arriva fino alla Prima Guerra Mondiale, quando poi fu vietato per motivi igienici di vendere la neve. E abbiamo fatto un bellissimo viaggio, io e Maria Carannante, che siamo stati a battaglia, ci hanno accolto benissimo. La cosa bella dei paesi è proprio questa accoglienza. Abbiamo incontrato il figlio di un nevarolo e altre persone del paese e abbiamo visitato, grazie a un signore che ha preso il trattore, perché quel giorno era piovuto, quindi c'era tantissimo fango, ci ha portato proprio a vedere una neviera in alta montagna. Quindi sul Monte Foltrone, e poi grazie invece a Farina, a Nicolino Farina, abbiamo visto una neviera casalinga che poi ce l'avevano le famiglie un po' più benestanti perché era come avere un frigorifero, insomma. Certo. Quindi questo viaggio veramente interessante, anche perché scopriremo pure i motivi perché a Campli, che la neve comunque qui da noi, soprattutto ai tempi, c'era in vari posti, invece proprio la vicinanza di Campli al mare, perché se devi portare la neve al mare, Era un ovviamente. punto E non strategico. potevi impiegare, impiegavano una notte, ma più di quello poi il ghiaccio si scioglieva. Quindi ecco, ripercorriamo questo mestiere antico che a me ha affascinato tantissimo. E allora non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere la puntata di oggi. Buon pomeriggio e bentornati a un'altra puntata dell'Abruzzo Racconta. Oggi siamo nel comune di Campli.
per raccontare l'interessante storia dei nevaroli di battaglia, coloro che vendevano la neve che raccoglievano nella montagna circostante. L'attività dei nevaroli si è sviluppata in questo territorio tra il 400 e il 900, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale fu vietata per motivi igienico-sanitari, sebbene la commercializzazione della neve parte già dall'Impero Romano. E in questi secoli i nevaroli di battaglia hanno il monopolio in provincia sul commercio della neve, che non è un commercio libero, ma è un commercio che segue delle regole precise, dei prezzi precisi e anche dei dazi. Addirittura a fine 800 e 900 venivano poste le pubblicità anche sui quotidiani locali. La neve che veniva raccolta veniva poi conservata in apposite buche che vengono chiamate le neviere, e l'attività proseguiva sia d'estate che d'inverno senza sosta. Siamo nel centro storico di Campli, un bellissimo comune che ha tantissime opere d'arte e monumenti, come ad esempio la Scala Santa, il Palazzo Farnese, il Museo Archeologico e la Necropoli di Campovolano. E siamo con Nicolino Farina, che è un giornalista, uno scrittore e che ha scritto tantissimi libri, soprattutto sul nostro territorio, quindi ci hai delucidato su tantissime cose. E oggi parleremo con lui proprio delle neviere di Campli, perché ci ha dedicato anche un libro e un articolo sul Apruzium, i nevaroli di battaglia. Hai fatto un'importante ricerca storica e di fonti sull'origine dei nevaroli. Sì, guarda, è stata quasi una necessità, perché io ti dico la verità, non è che ne conoscevo questa valenza fino a un certo punto, però feci uno studio proprio su questo palazzo, che è il Palazzo del Parlamento, poi detto impropriamente Farnese, perché questo è nato molto prima del dominio farnese. E in una ristrutturazione nel 1520 trovai del palazzo, trovai che ci si era realizzata una peschiera o pescheria. Quindi lo riportano tantissimi storici, però io dico: ma come mai? Cioè, Campli non è che c'ha fiumi o laghi o il mare vicino, no? Beh, è una domanda che mi è rimasta sempre. Poi da storico mi andai a leggere bene gli statuti camblesi rifatti da Margherita d'Austria nel 1575, però ripresi da quelli dell'inizio del Cinquecento, tradotti dal latino all'italiano di allora. E lì sono diversi articoli, almeno tre, che parlano, perché quando si vendeva si doveva stabilirne il prezzo lo stabiliva il camerlengo, perché si doveva assicurare che quello che si vendeva, soprattutto, erano tre cose: carne vaccina, pesce fresco e porchetta. Quindi si doveva assicurare che i prodotti erano di qualità e poi ne stabiliva il prezzo. E quindi, ma perché Campli, quindi si vendeva pesce fresco, ma come mai? Ecco, da lì nasce questa ricerca e trovai un primo documento veramente importante, lo trovai negli archivi comunali di Teramo, depositate all'archivio di Stato, e lì era i primi anni 1825, non ricordo bene la data, però c'era una controversia sul dazio da pagare ai nevaroli di battaglia perché la neve, cioè questi qua nella realtà vendevano nella provincia quasi a monopolio la neve pressata, che era a ghiaccio. Il commercio della neve o la realizzazione di neviere o nelle montagne eccetera avviene nel XIII-XIV secolo, quando in pratica i crociati tornano e lì imparano che per refrigerarsi dal caldo usavano il ghiaccio e quindi esistevano delle neviere. Allora quando questi tornano
vicino ai castelli dei potenti, dei nobili, si cominciano a fare proprio delle strutture in pietra, delle senza finestre, con una porta girata a nord, e lì ammassavano la neve che poi con la fusione diventava ghiaccio e lo potevano utilizzare quasi tutto l'anno. Mentre invece negli Appennini si usavano proprio delle neviere come a battaglia. Quindi ecco la distinzione tra quelle in natura e quelle nelle case, che le case sostituivano il frigorifero, diciamo. Sì, ci si ammassava anche la neve. Case però delle famiglie, quelle più benestanti. Allora, le neviere che stavano dentro le città erano cosa diversa. Lì ci si ammassava, quando faceva neve in quel luogo, c'erano queste benette neviere che spesso erano ricavate proprio dalla terra, proprio, no? Delle stanze proprio dalla terra, e lì ammassavano con paglia, panni, in una certa maniera, ammassavano la neve però che era caduta in città, e la utilizzavano fin quando gli durava. Invece la composizione delle neviere in montagna poteva essere anche diversa, soprattutto c'è una distinzione tra l'Appennino centrale e il sud Italia. Sì, allora nell'Appennino centrale venivano utilizzate le parti naturali delle montagne, sud Italia invece erano delle specie di bunker costruiti proprio, dove si ammassavano la neve. Invece nell'Appennino centrale, come nelle montagne di Cambri, erano di due tipologie, una ad anfiteatro, cioè si realizzavano, perché sotto in genere in montagna c'è proprio roccia, no? Certo. Oltre che la terra, quindi si poteva fare anche una parte in roccia, c'è muratura a secco in pratica, lì si ammassava la neve, portate lì con le ceste, poi si pigiava con i piedi oppure con pezzi di legno, si ricopriva con paglia, rami e terra, e poi quando serviva si apriva con una speciale lancia, sì. Si tagliava e si prendeva il blocco. Come una spada. Come una spada. Mentre invece quelle più, diciamo, che conservavano meglio erano fatti a silos, cioè però scavati nella roccia, quindi erano a volte di circa un metro e mezzo o tre di larghezza e profondi fino anche a 10 metri. E rimaneva il 75% di quelli che ci ammassavi, ma questi avevano per tutto l'anno avevano la neve. Sì. Neve ghiacciata. Siamo nel centro di battaglia con Francesco Ramoni, buongiorno, che ha abitato sempre qui. Sempre sotto quest'arco. E si ricorda dell'attività dei nevaroli di battaglia, perché lei era piccolo. Sì, sì. Mi ricordo che i vecchi andavano su, le cose, mettevano la neve dentro alle neviere, poi li coprivano con la paglia o con le foglie, poi delle frasche sopra e restava là. D'estate, poi coi muli, tagliavano dei pezzi di ghiaccio e li portavano al mare a Giulianova. E perché la neve si manteneva pure d'estate? Sì. È vero che partivano d'inverno dalle neviere più basse e poi d'estate prendevano quelle in alta montagna? Sì, anche quelle più basse, perché stanno oltre 800 metri, stanno sugli 800 metri. Ma quante ce ne stanno qui? Ce ne stanno una decina. Una decina? Solo qua a Battaglia? Sì, due stanno proprio su alla vetta, davano su a rimettere, mettevano la neve lì dentro, a ste niviere, poi ricoprivano con la paglia oppure con le foglie, poi le frasche coperte e lasciavano là. Poi d'estate c'è un attrezzo che tagliava i pezzi di ghiaccio, li mettevano dentro i sacchi. Una sorta di spada, no? Sì, li mettevano dentro i sacchi e li trasportavano. Dalla sera caricavano i muli, la mattina arrivavano al mare, a Giuliano. Siamo con Giacomo Ramoni, che è originario di Battaglia ed è un docente, geometra, ma soprattutto appassionato di storia locale. Hai raccolto tantissime testimonianze sui nevaroli. Sui nevaroli ho sentito i vecchi che hanno fatto questo mestiere.
era un mestiere per sopravvivere. Questo è uno degli attrezzi che serviva per tagliare questa neve pressata. Come si chiama questo attrezzo? La roncola. È una sorta di spada, no? No, c'è cioè, questo uncino che tagliava i blocchi, no? Per fare i blocchi. Dal cumulo pressato tagliavano e poi mettevano sta neve dentro ai sacchi di juta, li caricavano sopra ai muli, agli asini, e la trasportavano fin sotto al paese. Questo avveniva nel pomeriggio. Nel pomeriggio partivano da qua, andavano su in cima alla montagna, Monticchio, e tagliavano questi blocchi, li mettevano dentro i sacchi, li caricavano sui muli, sugli asini e venivano sotto al paese dove arrivava la strada rotabile. Okay. Da lì con i carretti, trainati sempre da questi muli, da questi asini, durante la notte andavano a Giulianova e lì arrivavano verso le 5, le 4, le 5 del mattino. Consegnavano sta neve che serviva per conservare il pesce oppure per fare la granita, il gelato, l'attuale sorbetto, queste cose qua. Dopo la guerra è arrivato il frigorifero, prima non e c'erano però le neviere, sì. Il numero maggiore sta alle falde del Monticchio, che è un'appendice di Monte Foltrone, esposte a nord. Sì, perché a nord c'era meno sole. E sono più piccole perché, logicamente, quando scavavano sotto trovavano la roccia e quindi non potevano perforarla. Accumulavano il terreno a valle per fare l'argine e hanno creato queste buche, ce ne saranno una decina. Io non le ho mai contate, però una decina ci stanno. Siamo ancora a Battaglia e siamo con Domenico Ciprietti, che è figlio di Giuseppe, un nevarolo di Battaglia. Papà mi raccontava tanto, sì. Che le raccontava? Era un mestiere faticoso? Molto faticoso. Molto andava pure le donne sua. Pure? Sì. Pure sua madre andava? Sì. Con le ceste loro portavano la neve oppure? No, loro andavano con i muli su, andavano e tagliavano. Con questa sorta di spada, che questo è originale di suo padre, sì. Gliel'ha lasciato suo padre. Sì, perché qua la strada non c'era, e andavano giù sotto, c'erano i carretti, tutta la sua carretta, poi andava a Giulianova e facevano lo scambio con i pesci. Quindi praticamente andavano al porto, i pescatori tornavano, sì. Suo padre dava il ghiaccio e loro davano il pesce. Sì. Tutte le alici. Ah, le alici. Sì. E viaggiavano di notte con i carretti, con i muli. I muli loro si addormentavano pure perché i muli sapevano dove dovevano andare. Si ricorda qualcosa del mestiere del papà? Qua non c'era niente prima. Qua non si poteva comprare neanche gli spaghetti con i soldi che qualche volta, perché poi il ghiaccio lo vendevano pure giù a Giulianova e con i soldi quando li passavano a terra compravano spaghetti per mangiare, sennò qua era fame. Perché suo padre faceva oltre al nevarolo anche la legna nel bosco, sì, e pure la campagna. Sì. Quindi insomma sempre impegnato. Beh, sì. E sua madre lo aiutava, vero? Certo, sì. Siamo arrivati fino a 800 metri d'altezza, grazie ai signori di Battaglia che ci hanno portato qui con il trattore, e siamo arrivati proprio nel punto dove si trova una neviera e ci troviamo precisamente nella pineta, alle falde del Monticchio, che sarebbe una parte del Monte Foltrone. La neviera è un po' ricoperta di vegetazione perché non viene più utilizzata, ma questa, mi diceva, è una delle più grandi. Sì, questa è più grande, ha un diametro di 8-10 metri e una profondità di oltre 3 metri. Era la seconda più vicina all'abitato
e quindi era la più, una delle, era più comoda. Qui siamo a 800 e più metri da, sul livello del mare. Prima era una zona a pascolo, invece adesso ci sta questa pineta che è stata degradata per l'avviamento del bosco. Ci stavano le famiglie che vivevano con la proprietà dei terreni e non avevano questa necessità. Okay. Altre famiglie che avevano pochi terreni esercitavano questo lavoro qua, il lavoro di trappetaro. Arrivavano fino all'Arino a fare l'olio nei trappeti, poi facevano anche l'attività di mietitori. Partivano da Mociano, Bellante, per poi andare alla Matrice e all'Aquila. Quindi si facevano sti lavori per il sostentamento della famiglia. Però Battaglia aveva il monopolio sulle... Sulla neve, credo sì, Battaglia, perché sto gruppo di montagne, cioè il Monte Fultrone e il Monte, la Montagna dei Fiori, sono i più vicini al mare. Cioè questa attività non si poteva fare a Pietracamela, che è anche più annevata. Ma qui era più vicino, perché quindi poi il viaggio era troppo lungo per portare la qui neve. Il trasporto è da Battaglia, da sotto Battaglia, arrivare a Giulianova con 7-8 ore di cammino, un muro ci arrivava col carretto. Quindi diciamo la logistica favoriva insomma questo... Sì, per la posizione era favorito i battagliesi. Giovanni, ma adesso ci riporti col trattore in al paese? Come l'andata, facciamo il ritorno. Perfetto, allora saliamo dietro. Aspetta, ammargiremo. L'origine proprio della commercializzazione della neve risale addirittura agli antichi romani. Sì, allora chi l'ha fatto conoscere tutta Europa sono stati i romani. Questo perché? Perché soprattutto durante l'impero i romani amavano vivere nel lusso, anche alimentare, quindi mangiavano ostriche che venivano magari dagli oceani e non dall'Adriatico, no? E quindi avevano bisogno di ghiaccio per essere trasportati. Quindi i romani si organizzarono con delle neviere specifiche per fini alimentari, insomma. A un certo punto si è capito che il ghiaccio non serviva solo per la conservazione dei cibi o per realizzare gelati e sorbetti, ma anche ai fini sanitari, perché per abbassare le febbre alti o certe pustole eccetera c'era bisogno del ghiaccio. Addirittura per esempio tantissime città, tra cui L'Aquila e Chieti, facevano dei bandi per i venditori di ghiaccio, e lì però dovevano stare aperti, dovevano assicurare la vendita anche di notte, perché se c'era la necessità un'emergenza, eccetera. Infatti, ma i nevaroli di Campi la portavano a Teramo? Sì, certo, come anche no. All'ospedale? Sì, non all'ospedale, l'ospedale se lo comprava sì, se no a Teramo si vendeva, io ho trovato una bellissima reclame di un arrotino che vendeva ghiaccio. Dice che lì potete trovare ghiaccio, eccetera. Cioè, in genere si vendevano la routine, ma soprattutto i barbieri pure vendevano ghiaccio. L'ospedale sicuramente ce l'avevano, per esempio a Cambri, dove c'è l'ex convento di Sant'Onofrio, dove si dovrebbe aprire un museo di arte sacra, è stato fabbricato su un ospedale del 600, 1600, ma metà del 1300, scusa. Lì per esempio c'è una neviera. C'è scavata nella roccia, ricoperta appena appena proprio di qualche pietra, e lì c'era la neviera, ci si ammassava il ghiaccio, la neve pressata. Serviva, sì. Neve pressata. Perché era un ospedale e quindi serviva.
Siamo sempre con Nicolino Farina e siamo in una naviera casalinga, proprio della sua famiglia. Beh, è di mio fratello, cioè dove c'è lo studio mio fratello. Nicolino, quindi questa praticamente era il frigorifero della casa, se vogliamo proprio definirlo, sì, giusto? Dove si ammassava la neve ghiacciata. Poi ci sono altre due nicchie, lì quelle fungevano quasi da... qui da scorta, questa grande, invece lì se dovevi conservare qualcosa per un po' di tempo ammassavi il ghiaccio e proprio dentro ci mettevi quello che dovevi conservare anche. Hai detto prima una sorta di congelatore, insomma. Sì, sì, dell'epoca. E la neve veniva comprata a battaglia? Allora, la neve, l'uso era che quando nevicava dentro il borgo si prendeva, si ammassava, si pressava e si conservava qui, però se finiva e c'era bisogno, per esempio se uno doveva fare una grande cena, qualche comunione, cioè queste cose, festa, di festa, sì, eccetera, allora si comprava a battaglia, si ordinava, e su a battaglia c'era un vecchietto che si ricordava di un personaggio che dice, per esempio, dice, gli serve 30 kg di ghiaccio, quello con la spada che c'aveva ti tagliava il blocco che faceva quasi sempre il peso... A occhio lo faceva, poi si pesava con la bilancia, ma ci azzeccava quasi sempre. Per dire, quando questo uso è molto molto antico per tantissimo tempo si è usato. È passato di tempo, però qui praticamente si respira sì, un'aria, come dire, innanzitutto una temperatura costante e poi un'aria proprio di... Sì, vedi, il pavimento non c'è, è proprio terra, perché per una questione di umidità, per assorbirla, eccetera. Ma questa è stata ristrutturata, troviamo il cemento sulle pietre, sennò prima era tutto pietre, tutta a pietre proprio. E questa è una delle neviere casalinghe, ecco. Ne erano poche però. No, allora ne sono rimaste poche, perché ne sono rimaste poche, nelle varie ristrutturazioni spesso si distruggono, però ce ne sono rimaste assolutamente in diverse case. La neviera ha ispirato anche dei detti in dialetto che oggi ancora sono in utilizzo, sì, nei nostri, sì, paesi. Io penso a Cambri, ma in tutto il Teramano, quando si dice che una stanza è fredda, si dice mi sembra una neviera, cioè questa fa freddo come una neviera, e il senso è proprio questo.